caratteri, e su quest'ultimo brano io avrei scritto, ecco, due righe. Due sole, sicuro? Sì, sono appena quattro. Visivamente sono due le mani che suonano, ma se ne potrebbero immaginare almeno cinque, e i temi che si rincorrono stentano a credere di provenire soltanto da entrambe. Un prestigiatore del pianoforte, un illusionista dei tasti, un virtuoso prodigio. Patrick Modiano, il premio Nobel della letteratura 2014, afferma: ci sarà nel romanziere il rimpianto di non essere stato un musicista puro e di non aver composto i notturni di Chopin. Quando scrivi gli ultimi paragrafi, il libro ti dimostra una certa ostilità nella fretta che ha di liberarsi di te e ti lascia non appena hai tracciato l'ultima parola. E ancora dalle lettere di Debussy, che affermava: concludere un'opera non è forse come un po' la morte di una persona amata? Anche lei, maestra, questo rapporto alla fine di una composizione, e come affronta il distacco? Beh sì, effettivamente un po' quando finisci, soprattutto quando finisci di inciderla, quando il disco è finito e hai appunto la confezione in mano, capisci che è un'altra avventura che è finita e poi che deve un po' andare via, deve essere lasciato un po' libero, no? Di fare la sua strada, come quando fai un figlio che lui farà quello che vuole, anche se tu magari hai previsto per lui chissà quale carriera, lui ne farà magari un'altra. Devi lasciare un po' andare. Mi consola il fatto che io ho questa sorta di ansia nevrotica che mi fa pensare che il tempo è sempre poco, e quindi appena ho finito un disco e ce l'ho davanti già mi viene in mente il prossimo, quindi ho già il titolo del prossimo e quanti pezzi ci saranno, e due l'ho già scritto, per cui questo mi aiuta evidentemente ad andare avanti. È un po' nevrotica come cosa, ognuno insomma deve in qualche modo fare i conti con i propri fantasmi. I prossimi due brani si chiamano Il respiro del vento e Geyser, appunto le due armonie che ascolteremo. La prima richiama la dolcezza di un soffio di vento, l'altra impetuosa e frenetica. Arturo Stalteri possiede queste due personalità contrastanti nell'esecuzione e creazione, se puoi illustrarci il motivo. No, credo che queste personalità le abbiamo un po' tutti. La Herman Hesse che diceva che ci sono mille persone in noi, non due, quindi in realtà sono due pezzi ispirati alla natura. Il respiro del vento, appunto, una natura tranquilla, placida, in cui il vento però è anche un po' umanizzato. Geyser era un'altra passione in realtà è ispirata all'Islanda, che è una terra che mi affascina, così come a me piace l'inverno, la notte e il freddo, per cui infatti c'è anche un pezzo che si chiama Inverno nel disco, però ecco il pianoforte e il violino non è proponibile in questa occasione. Quindi sì, sono due aspetti della natura, però sempre c'è una natura poco invadente. Io trovo invece che il giorno, il sole e l'estate sono molto invadenti. Infatti questo è il momento più bello per me, quando si avvicina novembre, soprattutto Natale. Grazie maestro, ascoltiamo quindi Il respiro del vento e Geyser.